Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati e fedelissimi del canale racebooking.net e benvenuti sul circuito del Mugello per la terza volta in questa stagione 2018. Stiamo per assistere a questa Promo Racing Cup, ovvero un weekend di gara particolare nel quale correranno tutti i campionati che normalmente corrono all'interno della Coppa Italia FMI, più altre due special guest che correranno quest'oggi. Quindi per voi che state guardando questo video, in realtà è come se stesse guardando proprio a tutti gli effetti una gara della Coppa Italia, dato che si sfideranno per la penultima volta stagionale tutti i piloti dei vari campionati. Qui in cammina di commento con voi, come sempre, Alberto Fontana, o Alberto Nasca, del portale racebooking.net, accompagnato dal buon Edoardo Vercellesi. Ciao a tutti, bentornati. Circuito del Mugello che, come dicevo, per la terza volta vede sfidarsi questi piloti in un weekend che è stato dettato da un maltempo altalenante. Il sabato, infatti, soprattutto le sessioni di qualifica sono state alcune asciutte, altre bagnate, e questo può aver condizionato la situazione delle griglie di partenza. In questa domenica di gara al mattino è presente acqua sulla pista, è presente pioggia. Vedremo poi nel corso della giornata come andrà a migliorare il meteo. Siamo nel pomeriggio di questa domenica qui sul circuito del Mugello, la pista è completamente asciutta, ma bisogna considerare che questa mattina e tutta la notte è piovuto, quindi la pista è andata ad asciugarsi intorno alle ore 11 del mattino. Ora che sono le 16:50 la condizione è naturalmente completamente asciutta, ma le condizioni di grip potrebbero essere diverse da ieri, quindi un fattore a cui i piloti dovranno prestare attenzione. Andiamo a vedere qual è la griglia di partenza di questa Pirelli Cup 1000, trofeo lanciato, rilanciato quest'anno e che ha avuto un grandissimo successo. Soprattutto in questa griglia delle 1000 troviamo nomi di altissimo spicco e tempi fatti segnare soprattutto in qualifica che fanno accapponare la pelle. Andiamo a vedere quindi la pole position di Simone Saltarelli direttamente dal CIV Yamaha R1 numero 273 per lui, 1.53 e 449, ma non è il solo perché lì davanti Terziani 1.53.6 e Bernardi 1.53.9, ricordando che oggi Bernardi potrebbe vincere il campionato con una gara d'anticipo visto il gran numero di punti che ha di vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle Alex Sgroi, poi Marche Luzzo e Pellizzoni, terza fila poi per Di Vicaro e Christian Redaelli che scatta dal tempo di 1.55.059, grande salto in avanti anche rispetto all'anno scorso per lui, che è passato dalla 600 alla 1000 e subito ha fatto vedere già nel corso di questa stagione quanto riesce ad andare forte con una cilindrata superiore. BMW numero 97, ottavo davanti a Eccheli con la sua moto numero 62. Alle loro spalle poi Sbrana, Vietti Ramus e Vider, per poi arrivare a Dario Alberti, 1.56 e 372, che scatta dalla quinta fila. Comunque notare che se non si scende sotto il 56 si parte dalla decima posizione in poi. Questo vi fa capire il livello di questa Pirelli Cup 1000, considerando che si tratta di un trofeo e non del CIV. 14esimo Giampiero Galante, seguito da Guarracino e Dillon Telford con la sua Aprilia Tuono. Ragazzi, pilota neozelandese che con un Aprilia Tuono Naked gira in 1.56 e 497. Impressionante il livello di questo pilota che parte dalla sesta fila, seguito poi da Arghittu, Migliorini e Paolo Guzzo, in grande miglioramento nel corso di questa stagione, autore di una gara stratosferica al primo round sul Bagnasciuga, oggi ha girato in 56.9, parte 19esimo davanti a Luca Volpato e Scalzone, per poi arrivare a, posso definirlo mio compagno di squadra, Christian Gipponi con la sua Yamaha R1 numero 23, 1.57.045, parte 21esimo, mio compagno di squadra perché corre col team Tecnica Moto con cui corro anche io, e oggi il team è presente qui a seguire Christian Gipponi e un altro pilota poi di un altro campionato. Alle spalle di Christian Gipponi la Panigalona super curata nei minimi dettagli di Roberto Cremona, seguito dal team Api Racing con la sua Panigale numero 21, 1.57 e 172, il suo miglior tempo fatto segnare in questa qualifica della Pirelli Cup 1000, davanti a Pierluigi Domenichini, distaccato di soli 13 millesimi da Roberto Cremona, 1.57 e 185 per il pilota a bordo di Kawasaki numero 934. A seguire poi nona fila per Müller, Chiesura e Venezia, decima fila per Franchi, Toccoli e Corradin, undicesima fila per Di Somma, Marangoni, 1.59 e 410 per lui a bordo di BMW numero 7, parte 32esimo davanti a
Nicola Gandini, che scatta con moto numero 71 dalla 33esima posizione di questo schieramento col tempo di 1:59.638. Come potete vedere, anche in questa zona della classifica i tempi sono molto molto ravvicinati. 12esima fila poi per Sorrentino, Tibaldo e Francini, mentre chiude questo schieramento Gustinelli col tempo di 2:03.474. E mentre è sulla griglia di partenza è tutto pronto per l'inizio della gara, intanto la regia, ancora prima che parta la gara, ci fa vedere un'immagine di Christian Redaelli che non vediamo sulla griglia di partenza, quindi questo è un replay, sta uscendo dai box. Stiamo cercando di capire cosa sia successo a Redaelli, che non si è proprio schierato sulla griglia, entra adesso alla curva. Aia! Oh, che brutto i side. Aia, e qua mi sa proprio di perdita d'olio, sai? Perché infatti sembrava da un side così violento e repentino. Rivediamo adesso il replay, lui entra in curva ma piano, proprio andando piano, boom. Sembrava proprio da gomma bagnata dall'olio, sì. Sta di perdita. Quindi Redaelli fuori dai giochi ancora prima che la gara abbia inizio. Colpo di scena pazzesco per questa Pirelli 1000, che nel frattempo sta per avere inizio qua sul rettilineo del Mugello. Tutto pronto, bandiera verde a fondo gruppo che segnala che si può dare il via alle danze. Semafori che si spengono in questo istante e scattano i piloti. Sembra partito molto bene lì dalla prima posizione. Prima piazza Simone Saltarelli. Stiamo aspettando di vedere adesso i piloti. Oh, che imbarcata di Alex Sgroi, che arriva con una staccata disumana alla prima curva e si mette in testa. Ma che rischio che ha preso Liedo. Veramente impressionante come abbia cominciato a sbacchettargli in staccata la moto. Gran partenza per Saltarelli dalla prima posizione, però poi non è bastato. Nonostante appunto quella manovra scomposta, Sgroi si è portato davanti, quindi adesso deve Cremona, tutto da rifare per Cremona, l'attacco di Gandini, ne va a passare poi tre piloti infilati in staccata, prima Gandini in velocità e poi altri due, tra cui mi sembra di aver intravisto anche Pierluigi Domenichini, forse sorpassato. Che inizio di gara, Cremona scatenato, ne infila un altro alla Casanova Savelli. Qua intanto Saltarelli sembrerebbe essersi ripreso il comando della corsa, e lì davanti nuovamente ad Alex Sgroi, che però è francobollato al codino di Saltarelli. Intanto Paolo Guzzo approfitta di un errore di un pilota che stringe un po' troppo all'ingresso della Rabbiata 2 per cercare di infilarlo, ma non ci riesce. Bella la telecamera qua sul serbatoio. Intanto arriva il sorpasso e va a buon fine Saltarelli davanti a tutti i piloti di buona esperienza, lui che ha corso anche nel contesto del CIV, quindi è uno dal palmarès abbastanza importante. Adesso si è ripreso subito la prima piazza, può gestire in questa prima fase di gara con gomma ancora non caldissima il rientro del gruppo. Intanto dietro di loro troviamo in terza posizione Terziani, poi Bernardi a inseguire subito a ruota, intanto on board con Christian Gipponi, che ho avuto compagno di box alla gara di Francia Corta, dove lui correva insieme a me con Tecnica Moto, anche qui oggi è nel team Tecnica Moto. Intanto Dillon Telford, ragazzi, che garone sta facendo. Ricordiamo tutti che Telford, come già anticipato nella lettura della griglia di partenza, corre con un Aprilia Tuono, moto naked 1:56.497 in qualifica per lui, stratosferico. Cremona intanto qua in velocità cerca di andare a prendersi qualche posizione col suo panigalone bombardato dal team AP Racing. Intanto ancora on board qui con Gipponi, che prende una bella scia e guadagna una piazza. Sembrava essere abbastanza veloce addirittura per andare a provare l'attacco sul pilota davanti a lui. Nulla da fare, Telford dall'esterno sfruttando un po' di agilità in più della sua moto naked. Che gas di Telford per poi trovarsi all'interno alla curva 2 e guadagna così una posizione. Vediamo se riesce a chiuderla anche. Sì, ce l'ha fatta. Intanto on board su Marangoni. Qua bagarre un po' dappertutto in questa Pirelli 1000, con Marangoni che guadagna anche lui una posizione all'uscita della San Donato per entrare poi nella Luco. E San Donato, Luco e Poggiosecco possono considerarsi un po' come una tripla chicane un po' allungata, perché se ci pensi, uscendo con la traiettoria sfavorevole dalla San Donato, poi ti trovi con la traiettoria favorevole alla Luco. Ed è vero anche che però se sbagli l'uscita della come è arrivato vicino qui, se sbagli l'uscita dalla San Donato e magari vai un pochino troppo all'interno, rischi di vedere penalizzata anche la percorrenza della doppia curva dopo, quindi è una lunga sequenza che va raccordata bene. Sì, esatto, e si lascia spazio a interpretazioni particolari di sorpassi, come abbiamo visto qua, è un po' come avevamo visto anche, se la memoria non mi inganna, con
Marquez su Petrucci alla gara di Mugello. Poi in realtà quella esatto. Un po' sportellata lì. Esatto. Però la linea è quella. Chiaramente andando a stringere tutto verso l'interno per fare meglio occhio. Intanto qua. Domenichini, un sorpasso bello. Sorpasso. No, niente. Niente da fare. Dicevo, andando a sacrificare molto. Oddio, Alberti sta riprendendo. Scusa, Edo, un incrocio di traiettorie lì davanti. Veramente pericoloso. Alberti che si trova in una posizione. Credo sia tra Galante e Di Vicaro, possibile? Sto cercando di capire adesso da questa distanza, un po' difficile andare a riconoscere chi sono i piloti coinvolti. Intanto qua siamo a una gara di Moto3 con Saltarelli al comando, poi Terziani, poi Sgroi che è francobollato da Bernardi, il quale cerca un pertugio dove andare a infilarsi, ma quanto frena forte Sgroi. Terziani ha frenato dopo domani cercando un sorpasso, un po' avventato su Saltarelli, che però non è andato a buon fine. Tanto Domenichini ha sverniciato quel BMW come se non gli fosse entrata la sesta, con quanta velocità veramente. Poi tra l'altro Sgroi ha provato a inserirsi anche su Terziani, non sappiamo se ce l'abbia fatta. Tanto Gandini ne va a passare tre in staccata, mentre un altro ne sorpassa altri tre all'esterno. Sta succedendo un po' di tutto qua. Sì, traiettorie che sono un po' un'opinione. Sì, però visti i tempi sono delle opinioni un po' particolari queste qua. Intanto Alberti è stato infilato e sorpassato alla Materassi Borgo San Lorenzo per entrare adesso nella discesona della Casanova Savelli. Intanto rivediamo la partenza di Telford, che è partito veramente male. E qua non ha la scusante che è una naked, perché la naked poi è penalizzata nell'allungo, non nello start. No, infatti, partito veramente malissimo, ha perso tante posizioni. Poi però qua le ha recuperate tutte con una staccata imbarazzante, devo dire, imbarazzante. Quindi si è un po' recuperato, dai, dalla partenza. Si è un po' ripreso, poi è chiaro che però questo non basta a limitare del tutto il problema precedente. È rimasto veramente abbastanza piantato. Qui intanto all'interno del gruppo con Gandini adesso un Borchion Alberti che riprende anche lui delle partenze difficili da parte di altri piloti. Poi si mette in carena subito per andare a prendere delle scie e già sfruttarle giù verso la prima curva. E ha guadagnato qualcosina. Sì, assolutamente, ha guadagnato bene. Devo dire che lì davanti il livello è veramente fotonico. Possiamo vedere adesso questo super slow motion con Terziani davanti a Saltarelli, davanti a Sgroi, davanti a... Arriverà adesso Bernardi, credo. Esatto, Alex Bernardi, eccolo qui. Che linea. Stiamo parlando veramente di piloti comunque di livello nazionale e quindi gente che va veramente, veramente forte. Sono tempi 53.4 di Saltarelli, 53.6, 53.9, comunque di alto livello. Eh sì. Se pensi comunque che un pilota come Saltarelli, che al CIV si difende con grande onore, viene qua alla Pirelli Cup 1000 e ha vita dura, questo fa capire il livello che c'è in questa Pirelli 1000 quest'anno. Almeno tra i primi assolutamente sì. Abbiamo visto una bella battaglia per tutta la stagione tra Bernardi e Terziani, che se lo sono date di santissima ragione, quindi non ci stupiamo, ecco. Però in effetti il fatto che uno dal palmarès come Simone Saltarelli debba, come dire, sudare le proverbiali sette camicie per spuntarla, la dice abbastanza lunga su quanto forti siano andati i primi due di questo campionato. E anche Sgroi in questa gara forte di brutto, con la situazione qua tornata in gara, che vede Marangoni ancora in lotta con Venezia, credo, di fronte a lui. Ho visto una moto ferma, o sbaglio? Sì, andava molto molto piano. Talmente piano che è durato due fotogrammi proprio la presenza della moto. L'ho vista proprio lì per un nano secondo. Qua intanto va la staccatona alla Casanova e porta a termine il sorpasso Marangoni. Bella, bella, bella l'infilata. Intanto Gipponi ancora on board su di lui, 17esimo, ancora in lotta con Arghitu. Stiamo entrando adesso nella scarperia, il punto più tragico per l'anteriore insieme alla Casanova, perché è un punto dove vorresti frenare come in tutte le altre varianti, ma devi frenare un filino meno perché sei in discesa, quindi hai una pendenza che è a tuo sfavore per il carico sull'anteriore. E là davanti c'è Telford con la sua naked. Stavo notando se si vedesse qualche piccola differenza di traiettoria di guida. Intanto Sgroi conferma di essersi portato davanti a Terziani, quindi è secondo adesso il pilota della BMW, e chiude questo gruppo Marcheluzzo, anche lui abbastanza competitivo in questa gara, riesce a stare bene attaccato al gruppo dei primi. Più in difficoltà quelli dietro, tra cui Pellizzoni che guida il gruppo degli inseguitori. Sì, ancora on board su Telford. Stiamo osservando adesso la sua guida all'ingresso della
curva Biondetti, questa variante da pelo, non soltanto perché si fa ai 1000 all'ora, ma anche perché sai che c'hai l'incubo che se sdrai lì la moto sei finito. Intanto Cremona, staccatona per lui, guadagna un'altra piazza qui alla Bucine. Di nuovo appaiati qua sul rettilineo con Alex Sgroi che vuole portarsi a casa questa vittoria nella Pirelli 1000. Gamba di salvataggio fuori per Saltarelli con Terziani che ci riprova. Questa volta ha tirato fuori il metro, il goniometro, ha preso le misure in maniera corretta ed è riuscito a portare a termine il sorpasso che gli vale la leadership di questa classifica. Ancora un board su Alberti che nel frattempo ha perso qualche posizione rispetto ai giri precedenti. Adesso è scivolato dalla nona alla tredicesima piazza, ma come vedete in questa Pirelli 1000 tutto è relativo, perché da un giro all'altro cambia la musica, considerando che ha 5 piloti di fronte a lui Saltarelli. Intanto il sorpasso qua di Gandini, che affonda un bel colpo, una bella staccata qui alla San Donato anche per lui. Altra manovra di sorpasso portata a buon fine con il pilota alle sue spalle che ha provato a riaffacciarsi, a fare una traiettoria un po' particolare alla San Donato per vedere se ne aveva prima di mettersi avanti, ma non ci è riuscito. Tornando alle immagini precedenti, il sorpasso di Saltarelli che ne ha passati ben due alla staccata per la San Donato. Terziani. No, Saltarelli si è portato primo. No, Terziani primo. Sì, ciao. No, perché c'era Saltarelli e vabbè. Sgroi ha provato l'attacco sul primo, ne ha approfittato a quel punto Terziani che in traiettoria totalmente interna è riuscito a un po' sfruttare il diversivo del pilota di BMW per passarli direttamente e non ha sbagliato la staccata, quindi rimanendo bello cucito al cordolo della San Donato, non traiettoria di percorrenza velocissima, però in questo tipo di situazioni è quella che più ti aiuta a mantenere la posizione. Torniamo qui a inquadrare i piloti nel gruppo che sta alle spalle rispetto ai primi. Vediamo quanti sono inquadrati in questo istante. Alberti, lo vediamo impegnato in questa lotta con Paolo Guzzo. Ragazzi, un Paolo Guzzo che ha fatto una crescita anche lui quest'anno davvero impressionante. A inizio anno ha fatto quella gara sconvolgente in cui ne ha passati 20 probabilmente sul bagnasciuga. Occhio intanto che c'è un piccolo distacco tra Terziani, Sgroi e poi gli altri. Avevano fatto un minimo di gap. Non riesce il tentativo di attacco di Sgroi con Terziani lungo, lungo. Esatto. E si riprende il comando Sgroi. Alberti qua fa valere una scia presa nel migliore dei modi che gli consente di guadagnare una posizione e mettersi adesso all'inseguimento di Vider, dovrebbe essere, credo abbia passato Galante e adesso dovrebbe essere alle spalle di Vider. Intanto Dillon Telford insegue questo gruppetto, Franco Bollato lì alle loro spalle, e vedere Telford con la sua Aprilia giocarsela con i big di questo campionato che negli anni passati anche hanno fatto dei podi è impressionante. Intanto un board su Pierluigi Domenighini che guadagna adesso una posizione qui alla staccata della Materassi Borgo San Lorenzo e si porta così davanti. Però mi sembrava che il pilota che ha passato fosse lento, sì. Si fosse scostato, quindi qualche problema probabilmente per lui. Sì, una posizione comunque l'ha guadagnata. Sì, sì, esatto. Intanto non qua si butta mica via. Sembra, se non fossero comparsi lì dietro, sembrerebbe una gara fatta di 5 moto. Questa è talmente importante il distacco che hanno dato i primi 5 a tutti gli altri. Stanno volando, stanno letteralmente volando. Sembra davvero una gara dei Moto3 dove si allontanano perché si tirano le scie l'un l'altro, che con dei milloni sembra un po' utopistico, e semplicemente stanno andando davvero più forte. Forse non c'è la possibilità per nessuno di loro di fare la differenza, e quindi tanto vale, come dire, anche magari conservarsi un pochino, mantenere le energie in stock per la parte finale della gara. Ulteriore Saltarelli. Tentativo di sorpasso di Saltarelli. Mentre Terziani ha perso un'altra posizione, adesso è terzo. Vediamoli qua arrivare in staccata con la gambina fuori. Saltarelli di nuovo primo, poi Sgroi, Terziani, Bernardi e Marcheluzzo che inizia timidamente ad affacciarsi e a dire: ragazzi, ricordatevi che ci sono anche io. Esatto. Peccato non avere un onboard sui primi 5. Ricordo a tutti i piloti che chi volesse può installare la telecamera onboard sulla propria moto e regalarci e regalarvi immagini spettacolari come queste che vedete a scollinare sul rettilineo del Mugello ai 3:10. Tutte le info sul sito www.racebooking.net oppure chiedete agli organizzatori. Intanto mi sembra di aver visto un lungo line ghiaia.
ero concentrato sul puntino rosso lì davanti, quindi me lo sono perso. Io ho visto un puntino bianco là davanti, ma sulla sinistra, che era un pilota. Aia, occhio! Gandini? Gandini rompe il motore sul rettilineo. Bravo comunque a parcheggiarsi a bordo pista, a beccare la prima piazzola arancione dove poter uscire con la propria moto. Bravo a mettersi tutto sulla destra. E qua c'è rischio bandiera rossa. Bisogna vedere se quella fumata bianca si è convertita anche in effettivamente olio sul nastro d'asfalto oppure no. Capiremo adesso la direzione gara che cosa decide, mentre la gara prosegue con Saltarelli. Arriva al correntaio, al comando della corsa, con un Alex Groy. Anche lui ha fatto davvero una crescita in questi due anni esponenziale. Io l'avevo visto girare a Racalmuto quando ero andato ospite e ricordo già che andava forte, però non andava così tanto forte come va adesso. Adesso va veramente tanto forte. Chiaro che l'esperienza ti aiuta, soprattutto quando hai gli esempi attorno a te di piloti di un certo spessore, ti aiuta anche a limare ulteriormente quelli che sono i tuoi limiti. Tra l'altro Terziani è riuscito a contenere l'attacco di Bernardi. Intanto qui Marangoni, scarperia, mamma, non ha mollato i freni quel tantino che bastava per concretizzare il sorpasso, e il pilota davanti a lui ha detto ciao, stai dietro. 466, c'è un ex moto del team Barney in pista, perché la livrea è abbastanza riconoscibile. Arghittu, ormai sono già un paio d'anni che lo si vede qua, militare in Coppa Italia, ha cambiato diversi trofei, quest'anno si trova a correre con la Pirelli 1000 e ha già accumulato un po' di esperienze questi anni, devo dire, in Coppa Italia. Stiamo notando l'impianto di scarico della sua moto, che è uno dei più recenti come evoluzione per quanto riguarda la Panigale, che non è più l'originale, quello che stava sotto, proprio sotto la moto, diciamo, dove c'è la vasca in teoria che raccoglie l'olio, ma è un impianto complesso con una chiusura un po' posticcia sulla parte posteriore davanti alla ruota e che poi sale sotto la sella. Intanto vediamo Simone Sbrana, un pezzo di carena forse che pende dalla lato sinistro della sua moto, forse il copri, quell'aletta in carbonio che si mette per coprire la catena, o forse proprio un pezzo di carena. Non lo so. Non si capisce. Comunque si è visto. Intanto William Venezia, anche lui alla percorrenza della Savelli, curvone verso sinistra, con uno scarico. Stavo guardando quel particolare lì. Accorciato con uno scarico non originale, e qua ci si deve fermare, mi sa. Saltarelli ne ha approfittato per fare un po' di differenza. Occhio a Saltarelli che allunga qualcosina. Sgroi che prova a inseguire, e alle sue spalle la lotta per il campionato, perché ricordiamo che Bernardi e Terziani si stanno giocando il titolo, anche se Bernardi ha veramente tanti punti di vantaggio, tanti punti di vantaggio su Terziani, e tanti e solo un po' di matematica ancora lo tiene in gioco, ma è veramente veramente difficile che possa succedere qualcosa che porti il titolo nelle mani di Terziani. Fatto sta che qui on board con Guzzo andiamo a goderci il cambio di direzione. Materassi, Borgo San Lorenzo, parlando di Terziani, ha mantenuto la sua terza posizione. Ha fatto un po' di fatica nel corso della gara in alcune occasioni ad affrontare bene la staccata della San Donato. L'abbiamo visto andare qualche volta lungo, sia provando gli attacchi che anche frenando di per sé, ogni tanto non precisissimo nell'inserimento. Fatto sta che rimane comunque abbastanza attaccato ai primi due, soprattutto a Sgroi. Saltarelli invece sta sfruttando questa seconda parte di gara per dare un minimo di tirone. L'abbiamo visto alla staccata appunto della prima curva arrivare con un minimo di vantaggio. Adesso vediamo se gli altri ne avranno, un po' tirandosi la scia magari, per ritornare sotto. E occhio anche a Marcheluzzo, che rimane bello attaccato, e ancora siamo in attesa del suo primo attacco. Ricordiamo comunque che guardando la classifica Bernardi ha tanti punti di vantaggio su Terziani, quindi oggi per lui è solo una formalità quella di arrivare a portarsi a casa il campionato con una gara di anticipo. Infatti ha 234 punti di vantaggio, in palio ce ne sono 250 da qui alla fine, quindi basta fare
17 punti. Scusate, i cricettini stavano facendo i calcoli nel mio cervello. Gli basta fare 17 punti e laurearsi matematicamente campione della Pirelli Cup 1000 con una gara anticipo. Qua davanti Saltarelli ha messo un leggero turbo. Non è il turbo come quando vedi Pantani andarsene nelle salitone, ma è un turbo, un mini turbo. Sufficiente. Un turbino, dai. Allunga qualcosina. Fatto il salto di qualità. Ha aperto il DRS. Fatto il salto di qualità. Siamo all'ottavo giro intanto di questa Pirelli Cup 1000. Due giri alla fine di questa gara. Si arriva qua in staccata alla San Donato, mentre Edo qui da fianco a me gongola per le sue battute schifose che non fanno ridere, ma noi fanno sempre ridere. Intanto Barangoni lo vediamo qua in uscita dalla Bucine cercare di anticipare un po', allargare per anticipare l'uscita ed uscire un po' più forte, però non si è allargato abbastanza da far salire su di giri la sua BMW 6000RR e quindi non ha sfruttato al massimo l'uscita per avere più abbrivio. Intanto Guzzo ancora qua in lotta. Guzzo in questo momento si trova in dodicesima posizione, di fronte a lui Dario Alberti, una lotta che vale punti importantissimi per la situazione campionato, perché siamo agli sgoccioli. Ricordiamo che questo è il penultimo round, l'ultimo avrà luogo il 14 ottobre sul circuito di Misano, dove si deciderà questa Pirelli Cup 1000. Non mollano questi 5, non mollano, sempre lì uno vicino all'altro. Forse sta cominciando a pagare un po' Marcheluzzo adesso rispetto alla trio di piloti che si gioca la seconda posizione, quindi le restanti posizioni del podio, perso qualche metro rispetto a Sgreuterzian e Bernardi, che a questo punto temo debbano accontentarsi di giocarsi la piazza d'onore. Sì, a quanto pare sì, sarebbe bello comunque per Bernardi festeggiare la vittoria del campionato salendo almeno sul podio della classifica assoluta, magari sta puntando a quello, magari invece semplicemente punta a chiudere la situazione con una gara d'anticipo senza prendersi grossi rischi, anche perché sai, ricordando che non siamo in MotoGP, all'improvviso arriva Sgroi e li frega tutti e si porta di nuovo al comando della gara Alex Sgroi. Oddio! Che botta! Oddio che botta! Con la moto anche in fiamme, correntaio. Mamma mia! Piloti cadere così al correntaio non me ne ricordo, e quindi neanche i piloti andare così tanto lungo. Secondo me c'è stato un problema, perché non è normale che parta così. Guarracino, credo fosse bandiera rossa, e lì ha tirato una bella bomba, e soprattutto quello mi dava proprio l'idea di un motore esploso, perché ho visto dell'olio fumare ancora prima che cadesse. Rivediamo il replay. Oh, che fumata. Sì, come quello che abbiamo visto dire da Ellina in apertura. Esattamente la stessa cosa. Mi sembra Guarracino, perché sì, il numero 79. L'ho visto volteggiare a velocità supersonica. Mamma che botta. Per fortuna il pilota si è rialzato. Il pilota sta bene, la moto un po' meno. Mamma mia. E finisce qua la gara, perché con 8 giri, anzi 7 giri percorsi, eravamo nell'ottavo ma valgono quelli conclusi. Pilota ok, rider ok, airbag esplosi a quanto pare, quindi vedi gli airbag a cosa servono. Alzarsi e camminare da una botta del genere fa riflettere. Ti fa capire quanto in termini di sicurezza si siano fatti dei passi avanti impressionanti, sì. Si sia raggiunto un livello che è veramente vicino allo stato dell'arte per quanto possibile. Ma celebriamo i nostri vincitori, perché con la gara ormai dichiarata conclusa, dato che si è percorso il numero minimo di giri previsti, Saltarelli è vincitore di questa gara. Nonostante Sgroi l'avesse passato lì sul rettilineo, la gara si è conclusa al giro precedente, quindi Saltarelli vincitore davanti a Sgroi, davanti a Terziani, che quindi completa questo podio, e davanti ad Alex Bernardi, che con il suo quarto posto nella classifica assoluta si laurea matematicamente campione della Pirelli Cup 1000 con una gara d'anticipo. Una stagione veramente straordinaria per Alex Bernardi, che si è portato a casa 4 vittorie nelle prime 4 gare e poi ha amministrato con 2 secondi posti, ricordandoci che Saltarelli e Sgroi sono wild card, quindi non fanno i punti della classifica assoluta. Quindi Bernardi,
campione Pirelli Cup 1000 2018, una stagione semplicemente perfetta per lui. Davvero sì, gran stagione per lui, che è passato di recente alle 1000 dopo aver militato, me lo ricordo anche nella Moto2 del CEV, l'ho commentato nel 2016, e faceva molta fatica, ha fatto degli enormi passi avanti a livello anche di confidenza, di capacità, è migliorato tanto e si è portato a casa un titolo comunque ben meritato e ha dimostrato delle belle cose. Il resto della classifica dei primi 10 poi vede Marco Luzzo in quinta posizione, poi Pellizzoni, Di Vicaro, Echelis, Brana, Vietti Ramos e Dario Alberti undicesimo. Andando a vedere anche la classifica gara per categorie, nella Diablo vince Cremona davanti a Toccoli e Sorrentino, nella Diablo Rosso vince Guzzo davanti a Galante e Domenighini, nella Superbike vince Terziani davanti a Bernardi e Marcheluzzo, nella Supercorsa vince Sbrana davanti a Vitti Ramos e Alberti, nella Wildcard vince Saltarelli davanti a Sgroi e Pellizzoni. Questi dunque i risultati di questa Pirelli Cup 1000, che vede il campionato della classifica assoluta concludersi qui, ma il campionato di per sé non è ancora finito, perché ricordiamo che l'ultimo round sarà sul circuito di Misano, ricordando poi che a Misano si decideranno anche le varie sottocategorie. Qui da Alberto Fontana, Edoardo Vercellesi, è tutto, ci vediamo in quel di ottobre sul circuito di Misano. Bye bye.